Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Scuola, il Ministero dice stiamo mappando tutti gli edifici per organizzare il rientro. Ipotesi ripristino di 3.000 istituti dismessi. Il governo ha già approvato le linee guida presentate dalla ministra Lucia Azzolina, ma dal lato pratico restano molti problemi da risolvere. In primis quello dello spazio, insomma per questo il MIUR è al lavoro per trovare soluzioni che garantiscano a tutti gli studenti di tornare tra i banchi in massima sicurezza, assicurando il mantenimento del gruppo classe. Covid, i dati, ci sono state 8 vittime nelle ultime 24 ore, insomma il numero più basso dal 1 marzo. I nuovi casi sono 175, 8 regioni a zero contagi, scendono sotto i 100 i ricoverati in terapia intensiva per Covid, sono 97, 8 in meno di ieri. Migliora la situazione nelle province lombarde, solo 4 casi nel Milanese e uno nel capoluogo di regione. Gruppo San Donato, tra i nuovi consiglieri di amministrazione, l'ex governatore Roberto Marone. E Maroni e Augusta Iannini, che è la moglie di Vespa, invariata la governance degli ospedali del gruppo e della capofila Policlinico San Donato, appunto, con presidente Angelino Alfano e vicepresidente Paolo Rotelli, insieme a Kamel Gribi, che mantiene la carica di presidente del GSD Middle East. Zaki Amnesty ha scritto che Al-Sisi rilascia 530 detenuti e chiediamo la libertà per Patrick. Il rettore di Bologna dice che le università si facciano sentire. Il presidente egiziano concederà la grazia a più di 500 detenuti per decongestionare le carceri. L'organizzazione Amnesty International ha chiesto al presidente del Consiglio e al ministro degli esteri di esercitare i buoni rapporti più volte dichiarati con l'Egitto e far sì che Zaki e gli altri prigionieri di coscienza beneficino di questo provvedimento. Regionali Puglia, il centrodestra dà il via alla campagna elettorale tra battute e distinguo e in 48 ore di tour Salvini non vede mai fitto. Meloni, Tajani e leader del Carroccio in Puglia, ognuno per conto suo. Ma i leader di Fratelli d'Italia e Forza Italia parlano con il candidato governatore accanto, mentre l'ex ministro in 2 giorni di tour non lo vede né lo nomina mai. Lo sfidante di Emiliano ironizza, dice il mio rapporto con la Lega è fitto. E mentre resta il rebus del vice e delle liste all'evento di Forza Italia, insomma ecco che Angelo e Napoleone c'era, insomma che sono finiti ai domiciliati. Poi revocati negli scorsi mesi e coinvolti in un'inchiesta insieme al governatore Emiliano. Notizie da Napoli e dalla Campania. La Scampia che non fa notizia, volontari ed un calciatore riqualificano un via impastato con un campo in via Peppino Impastato presso il Lotto K a Scampia dei ragazzi del posto hanno riqualificato a proprie spese un'area per fare un campo da calcio. A dar loro una mano acquistando pittura acrilica di colore verde è stato il calciatore napoletano del Benevento Gaetano Letizia, uno spazio abbandonato dalle istituzioni che grazie a volontari e cittadini attivi torna a nascere, spiegano gli abitanti del posto e qualcuno sottolinea questa Scampia, quella in cui le cose tornano a funzionare, continua a non fare notizia. Agguato passionale in spiaggia, prof Gambizzata, 62enne arrestato, a 24 ore di distanza dall'aggressione a colpi d'arma da fuoco avvenuti nei pressi della spiaggia di Seiano, sulla costiera sorrentina, emergono nuovi dettagli sulla vicenda che ieri ha portato in ospedale in codice rosso una professoressa. La donna, divorziata, era stata convinta dal suo ex amante, un 62enne sposato, a incontrarsi ancora una volta, nonostante la fine della loro relazione. Il rapporto tra i due, secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, era terminato da tempo. Non solo, la donna aveva anche denunciato l'uomo, che era diventato ossessivo e la perseguitava. Notizie da Treviso e dal Veneto.
Trevigiani tutti in coda per il mare, a Caposile auto bloccate e bus pieni fin dal mattino. L'arrivo del gran caldo e la voglia di vacanze hanno riempito le strade e le spiagge. La MOM scrive che più di 600 persone in pullman fino a Jesolo, numeri da alta stagione. Applauso e abbracci a Casale per l'addio a Elisa, la mamma precipitata in montagna. Tanta troppa commozione al funerale della quarantenne morta in un canalone della Val Aurina. Le squadre dei vigili, appunto, dei figli al completo sul sagrato e la sua maglia di giocatrice di basket sulla bara. Cancellato il palio del vecchio mercato di Montebelluna 2020, dopo settimane di discussione e polemiche, insomma, eccola che la decisione è definitiva: quest'anno il palio del vecchio mercato non si farà. Fanfara alpina in lutto, il maestro alpino Ugo Granzotto è andato avanti, già leader del complesso Ugo e Giovani e membro della sezione ANA di Conegliano. Si è spento a 84 anni a causa di una fatale malattia. Si schianta con la moto contro un'auto grave un centauro. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in via Brigata Piacenza, a Nervesa della Battaglia. Sul posto è intervenuto il SUEM 118 con l'elisoccorso. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. La politica regionale si è messa a stecchetto. Tutti i consiglieri hanno un plafond a disposizione per la loro attività, mentre i gruppi devono rendicontare ogni voce di spesa. A fine anno la Corte dei Conti controlla e redige una relazione. A giudicare dai bilanci dei singoli gruppi consiliari, pubblicati sul sito del Consiglio regionale, dal 2012 in avanti la politica regionale si è messa a dieta. Un po' deve essere stato l'effetto dello scandalo suscitato da Rimborsopoli, esploso a Roma nello stesso anno, e delle conseguenti indagini. Gorizia dichiara finita l'emergenza, lo studio una versione post-Covid di Gusti di Frontiera che si chiamerà Gusti di Contea. L'emergenza è ufficialmente finita anche a Gorizia con il passaggio all'allerta giallo per la protezione civile, comunica il sindaco Rodolfo Ziberna. Da tanti giorni non ci sono più nuovi casi positivi, a essere in quarantena sono solo i provenienti dall'estero. Grande emozione, anche se non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a seguire le regole, anche perché, come si è visto negli ultimi tempi, in altre zone, anche a noi vicine, si sono aperti nuovi focolai e dobbiamo mantenere l'alta attenzione. Caduta in casa, soccorso speciale a Brugnera. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per l'intervento al terzo piano di un condominio. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 16 per un soccorso a persona al terzo piano di un condominio a Brugnera. La persona era caduta e impossibilitata a rialzarsi. Esce di strada, centauro perde la vita nei pressi del lago di Barcis. È uscito di strada nel pomeriggio lungo la regionale 251. Il giovane motociclista, classe 1991, è morto in ospedale per i gravi traumi riportati. Una tragedia nel pomeriggio nei pressi del lago di Barcis, in località Arcola, dove un centauro ha perso la vita. Erano da poco passate le 15:30 quando un motociclista, classe 1991, nato in Marocco, ma residente a Ponte delle Alpi, nel Bellunese, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la regionale 251 nel tratto che costeggia il corso del Cellina. Elicottero si schianta a Caorle, grave un uomo di Tolmezzo. Il velivolo era decollato da mare ed è precipitato in un campo. La richiesta di aiuto è stata lanciata dallo stesso pilota. Un elicottero decollato nel pomeriggio di ieri, sabato, appunto 27 giugno, da Amaro in Friuli Venezia Giulia, ha avuto un'avaria ed è precipitato nella zona di Caorle, nel vicino Veneto. Sul posto, dopo l'allerta che è stato lanciato per un malfunzionamento sopra Codroipo, sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco. Ferito un uomo di Tolmezzo, le sue condizioni sarebbero serie. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.